Dopo il martirio di Stefano, la maggioranza dei seguaci di Gesù lasciò Gerusalemme a causa della persecuzione. Nelle località in cui si trasferivano, parlavano della propria fede ai giudei che incontravano. Ad Antiochia, però, alcuni discepoli di Cipro e Cirene parlarono a gente di lingua greca, tanto che molti credettero e si convertirono. Evidentemente Barnaba fu inviato in Antiochia per promuovere la divulgazione della fede. Viste le circostanze favorevoli e il lavoro che c'era da fare, Barnaba capì che aveva bisogno di aiuto e pensò all'amico Saulo, ossia l'apostolo Paolo. Così Barnaba andò a Tarso, cercò Saulo e lo portò ad Antiochia, e entrambi si stabilirono lì per predicare. Ma nell'anno 49 successe qualcosa di insolito. Secondo il racconto di Atti capitolo 15, alcuni della Giudea scesero in Antiochia e cominciarono a insegnare ai fratelli: se non vi fate circoncidere, secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvati. Paolo e Barnaba assunsero una posizione di forte contrasto nei loro confronti, ma siccome i giudei insistevano sulle loro ragioni, disposero di recarsi nella Giudea, esattamente a Gerusalemme, dagli apostoli e dagli anziani per questa disputa. Quindi il motivo per cui Paolo e Barnaba si recarono a Gerusalemme era per trattare la questione della circoncisione divulgata dai fratelli giudei, e non perché a Gerusalemme vi fosse un corpo direttivo, come credono i testimoni di Geova. Il racconto dell'apostolo Paolo, come è esposto nella lettera ai Galati, mostra che egli si recò a Gerusalemme su diretto incarico dello stesso Signore, in seguito a una rivelazione, come dice Galati capitolo 2 versetti da 1 a 3. Ivi giunto, egli si rese conto che in quella comunità vi erano alcuni giudeo-cristiani che effettivamente credevano che la circoncisione fosse necessaria per la salvezza. Paolo e Barnaba si riunirono privatamente con quelli che sembravano essere le persone più ragguardevoli e gli anziani, insieme all'intera moltitudine, ossia all'intera chiesa. Paolo espose loro il Vangelo che predicava fra i pagani. Dopo aver ascoltato Pietro e Giacomo, i giudei, sotto la guida dello Spirito Santo, riconobbero di essersi sbagliati e accettarono la correzione. Questo è evidente da quello che scrissero gli anziani di Gerusalemme nella lettera che dopo inviarono ad Antiochia. Infatti scrissero: alcuni di fra noi vi hanno turbato. Vedi scrittura in sovraimpressione. Dicendo alcuni di fra noi, gli anziani fecero capire che la divergenza era stata creata dai giudei cristiani che appartenevano alla Chiesa di Gerusalemme. Erano loro la causa del turbamento. Nella lettera scrissero che la loro decisione fu presa con l'approvazione dello Spirito Santo e che se si fossero astenuti dalle cose sacrificate agli idoli e dal sangue e da ciò che è strangolato e dalla fornicazione, avrebbero prosperato. Quindi inviarono una delegazione che comprendeva anche Paolo e Barnaba per informare i fratelli di Antiochia, come mostra la scrittura in sovraimpressione. La delegazione, dopo aver consegnata la lettera, ritornò nella Giudea, ma Paolo e Barnaba
rimasero ad Antiochia per continuare l'opera che temporaneamente avevano sospeso, cioè predicare il Vangelo. Leggendo la scrittura di Atti, capitolo 21, versetti da 17 a 27, viene mostrato che la decisione che presero a Gerusalemme aveva l'obiettivo di evitare di turbare i cristiani ebrei da parte dei cristiani provenienti dal paganesimo. La citata scrittura mostra che gli anziani di Gerusalemme consigliarono anche a Paolo di eseguire un rituale ebraico per la stessa ragione, ossia di non far inciampare i fratelli ebrei, perché si era sparsa la voce che Paolo era contro la legge di Mosè, come la scrittura in sovraimpressione mostra. Evidentemente fu per non turbare i fratelli ebrei che Paolo circoncise Timoteo, come mostra la scrittura di Atti capitolo 16 versetti da 1 a 3, benché la decisione apostolica non incluse la circoncisione come una cosa necessaria. Non vi è assolutamente nessuna evidenza del fatto che a Gerusalemme vi fosse un corpo direttivo e che da quella adunanza scaturissero delle leggi o nuovi intendimenti. Piuttosto, gli anziani di Gerusalemme ricevettero correzione piuttosto che impartire direttive. Infatti ammisero: alcuni di fra noi vi hanno turbato. Per questo scrissero una lettera di rettifica e rammarico da consegnare ai fratelli di Antiochia per gli insegnamenti inopportuni divulgati dai fratelli giudei che appartenevano alla Chiesa di Gerusalemme. Nel primo secolo non esisteva nessun corpo direttivo, anzi l'espressione corpo direttivo non compare in nessun luogo nella Bibbia. Non c'era bisogno che qualcuno dirigesse la Chiesa, perché chi la dirigeva era ed è Gesù Cristo.